tutto è pronto per il secondo tempo di Castello 2000 Scontrone Villa, finale playoff del girone B di seconda categoria. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 e davvero poche le emozioni nella prima frazione di gioco, con 4 tentativi della Castello 2000, nessuno per lo Scontrone Villa. Che partita, sentendo un po' di più la tensione della partita. Il risultato, lo ricordiamo, premierebbe la Castello 2000, che può contare su 2 risultati su 3 in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Scontro in Villa che dovrà osare qualcosa in più per trovare la via della rete. Una via della rete che i Granata devono assolutamente trovare se vogliono andare avanti, anche se ricordiamo che qualora dovesse essere questo il risultato al termine dei 90 minuti, si andrà avanti ai tempi supplementari. Tanto inquadrato adesso mister Jalonardi, che riprende il suo posto in tribuna perché è squalificato. Ovviamente il suo secondo, quello che lo sostituisce oggi in panchina, aveva il suo stesso cappellino e da dietro le stesse sembianze. Ci ha tratti per un attimo in inganno, ma confermiamo quanto detto in apertura di cronaca, che Jalonardi è squalificato e dunque siede in tribuna, mentre regolarmente al suo posto mister Franco Balzano. Partiti, possesso palla lo Scontrone Villa, che poi però la perde con la rimessa laterale in favore dei giallorossi. Due tecnici si saranno fatti certamente sentire nell'intervallo per cambiare qualcosa. Deve ovviamente usare qualcosa in più lo Scontrone in Villa, mentre magari deve essere un po' più incisivo sotto porta il Castello 2000, che tutto sommato non ha corso alcun pericolo nel corso del primo tempo, ha anzi creato qualcosa in più rispetto all'avversario, soprattutto con i tiri cross di Mapelli e Della Ville da una parte e dall'altra. Castello 2000 che adesso attacca da sinistra verso destra rispetto alla posizione dalla quale vi stiamo parlando. C'è proprio Della Ville che serve Sabatini di petto per Romito. Ritorna in possesso della sfera Sabatini, controllato quasi a uomo dal suo marcatore. Il cross di Della Ville, ancora una volta un tiro cross, esce con i pugni Massucci e la palla finisce in fallo laterale. Partita certamente bene la Castello 2000, che forse vuole trovare il gol che di fatto chiuderebbe la partita, o meglio chiuderebbe la contesa, considerato che i giallorossi possono contare su 2 risultati su 3. Si spegne sul fondo questo tentativo dei giallorossi, si parte con il rinvio dal fondo della formazione di Jalonardi, mentre mister Balzano continua a dare indicazioni ai suoi. 0-0 dopo 48 minuti di gioco, 46 nel primo tempo, 45 più recupero, 2 finora. Ciccione, il rinvio però Sbilenco, prova a correggere per Di Marco, che fa girare palla ma la riconquista lo Scontrone in Villa. Riccio disimpegna con le buone e con le cattive per Di Marco, che lotta a centrocampo, riesce a tenere la sfera e a lanciare Mapelli, che poi serve Bezpalco. Bezpalco poi chiuso da Donofrio. Donofrio che controlla palla e guadagna un fallo laterale. La rimessa in gioco, poi la difesa dello Scontrone Villa che rinvia. Della Ville, controllo difettoso, la palla ancora a Romito, che prova a servire Sabatini con il taglio che è troppo lungo e non riesce a raggiungere l'attaccante giallorosso.
partita che non si accende, complice ovviamente la tensione che frena le due squadre, considerata l'importanza della posta in palio, anche se più si andrà avanti più le due squadre dovranno cercare di fare qualcosa. Della Ville per Sabatini, il tocco per Romito, è troppo lungo però il passaggio. C'è dunque la rimessa laterale per il Granata effettuata in questo momento. Cincione di petto per Romito, sfera dove c'è Besbalco che prova a saltare e commette fallo su Giacinto Massucci. Besbalco sostiene di aver colpito la palla con la spalla. C'è adesso la rimessa laterale in favore del Villa effettuata da Taglienti. Taglienti serve un compagno al limite dell'area, chiude la difesa della Casero 2000 con la sfera che però resta fra i piedi dei Granata. Esce Cesa ed agguanta la sfera, guadagnandosi l'applauso del suo pubblico. Invio sbilenco di Cesa con la sfera che è inseguita da Sabatini. I suoi restano però in attacco con la solita rimessa lunga affidata alle braccia di Francesco Mapelli, in questo momento effettuata poi Grossi in posizione di difensore aggiunto. Fallo in attacco di un giocatore sangrino, mentre mister Balzano ci sembra abbia mandato a riscaldarsi De Cesare, che è un attaccante. Vedremo poi al posto di chi entrerà Domenico De Cesare, che sta effettuando le fasi di riscaldamento. Della Ville contrastato da Pasquale Melone, si incarica lui stesso di rimettere in gioco la palla. Della Ville, lo ricordiamo, reduce da un infortunio. C'è un po' di ruggine adesso, un po' di attrito fra Della Ville e Grossi. Rimette in gioco il capitano giallorosso, poi chiude ancora in fallo laterale Pasquale Iallonardi. Ancora Della Villa a rimettere il cuoio in gioco e ancora Pasquale Iallonardi che chiude, facendo però guadagnare metri ai giallorossi di mister Balzano. Se ne sono andati intanto 6 minuti di gioco in corso di questo secondo tempo. Attacca la Casero 2000 con la rimessa lunga di Mapelli in area, la sponda di testa di un giocatore, esattamente di Calvitti, ma la sfera che poi termina fra le braccia di Massucci. La palla è già dall'altra parte del campo, fra i piedi del playmaker Di Marco, che serve Sabatini. Sabatini a sinistra dove c'è Mapelli, vediamo cosa fa Mapelli, percorre qualche metro palla a piede, prova a servire Sabatini, lascia sfilare sul fondo la difesa dello Scontrone Villa.